Morte di Lauretta, processate quell'uomo, ma la difesa punta al rito abbreviato. Laura Petrolito, la ventenne di Canicattini, uccisa a coltellate. La procura d'Adusea ha chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Cugno, 27 anni, l'operaio di Canicattini, arrestato nel marzo scorso per l'omicidio della compagna. Lauretta, per gli amici, la ventenne trovata senza vita in un pozzo nel fondo agricolo della famiglia del giovane. La difesa dell'uomo, rappresentata dall'avvocato Giambattista Rizza, si è detta pronta in occasione dell'udienza del 4 febbraio prossimo a chiedere il processo con il rito abbreviato, condizionato all'espletamento di una perizia collegiale. A quanto pare il confronto reggerebbe sul profilo psichiatrico di Paolo Cugno. Se per il consulente del tribunale, che ha depositato la sua relazione nei mesi scorsi, il 27enne è sostanzialmente sano di mente, secondo invece il perito indicato dalla difesa, Michele Lomagro, il canicattinese è malato, affetto da schizofrenia paranoide. A supporto di queste tesi, il professionista ha anche rispolverato un ricovero del presunto assassino che in passato, ben prima dell'aggressione sfociata nel sangue, ha subito un ricovero all'ospedale Umberto I. Due tesi del tutto opposte, ma il legale dell'indagato insiste per una perizia collegiale. D'altra parte, lo stato di salute mentale di Paolo Cugno rappresenta un elemento determinante ai fini del processo, perché giudicare un ragazzo infermo di mente, come vorrebbe la difesa, avrebbe conseguenze meno pesanti per ciò che concerne la pena su un'eventuale condanna. Però è emerso che a soffrirne era soprattutto Laura Petrolito, infastidita dal comportamento del suo compagno con cui viveva insieme al figlio nell'appartamento del padre. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la coppia litigava da tempo e quel sabato i due giovani avrebbero deciso di trascorrere un po' di tempo insieme nell'appezzamento di terreno nelle campagne di Canicattini, nella disponibilità della famiglia di Cugno per chiarirsi. Poco prima delle 22 avrebbero litigato e il 27enne, secondo l'accusa, dopo aver prima minacciato la compagna, si sarebbe impossessato di un coltello conservato in un garage per colpirla.